nei primi 3-4 possessi dei Philadelphia 76ers. Deve essere successo qualcosa recentemente, mentre forse lo scorso anno ricorderete tutte le dichiarazioni di Byron Scott. Questo Van Horn, insomma, difende pochino, non è abbastanza Stenner. Questo tiro io non lo lascerei necessariamente ad Allen, meno ancora quel rimbalzo a Kukoc. Allen per un altro tiro gratis. Possibilità di pick and roll laterale tra Allen e Mason. Allen attacca il canestro, lo ributta fuori per Tim Thomas. Altro tiro. Skinner, un giocatore dell'NBA, e si vede. Intanto esitazione di Allen, riparte, lo lascia passare Kenny. Oh, e tra poco si risposerà George Karl, che tra i motivi per lasciare la panchina dei Bucks nell'NBA, come detto nell'85, Mr. Cole, il senatore Brown, allenerà quest'estate della nuova. Errori dall'altra parte. Allen, lui pure non facile da decrittare, qui gioca per esempio una pallacanestro. Guarda i Milwaukee Bucks, molte statistiche offensive ai liberi, 3 su 3, vediamo se diventa o meno. Ora è di Zamora, non con la facilità di Larry Brown, però anche lui tende con il loro nuovo numero 17. Incredibile della Cantù di Fabrizio Frates. Manny, sono invidiosissimo di Flavio, che lo ha visto conscio lo scarico, invece Allen va in lunetta ed è difficile che sbaglia. Blocco verticale di Thomas per Cassell, finta di andare sul blocco verticale, va sullo stagger, invece Ray Allen. Oh, sperare che sbagli molto dei delivery questo signore non è facile. Dargli via dalle dita con piacere. Fate 11 su 11. Io sono dell'idea storicamente che i 76ers, per dare il meglio, debbano prima dare il peggio. Qui senz'altro sono riusciti più o meno a dare il peggio.